Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio. Buongiorno, 11.06, siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Manuela Donghi con voi con Next Economy per le prossime due ore fino alle 13 insieme e in regia oggi con me Valerio Mazzeo. Tra poco cominceremo a parlare con i nostri ospiti, partiremo naturalmente come sempre da un'analisi operativa dei mercati finanziari. Per operativa intendo dire insomma come si stanno muovendo i mercati in attesa di quelli che sono i dati macroeconomici più importanti. Facciamo sempre un mix perché di questo dobbiamo parlare, poi in realtà di come la finanza si traduca in termini concreti sull'economia reale e quindi sulle nostre tasche. Avremo ancora tante notizie rispetto al rialzo dei tassi di interesse delle banche centrali, di conseguenza con tutti i dati, le percentuali che mi rendo conto non sono assolutamente positive rispetto a quello che spenderemo di più, finché la situazione sarà questa su tutti i tipi di finanziamento che ci sono, che abbiamo in corso, che decidiamo di aprire, quindi mutui, prestiti eccetera, però faremo anche dei ragionamenti intorno a quello che potrà essere la nuova visione della crescita, perché ci sono comunque delle previsioni che fanno anche pensare che forse il peggio sia passato, chi lo sa. Sicuramente ci sono ancora tante incognite, poi sappiamo che insomma le previsioni soprattutto in momenti così volatili di mercato lasciano il tempo che trovano. E le borse europee oggi si muovono sicuramente molto caute perché mancano poche ore alla pubblicazione dell'andamento dei prezzi al consumo americano, quindi l'inflazione americana del mese di aprile. Gli analisti si attendono una stabilità al 5%, questo era il dato che è stato pubblicato il mese scorso, e ci si attende insomma che si possa mantenere stabile, con un lieve rallentamento anche della componente core, quindi quella depurata dagli elementi, dai beni più volatili, tipo l'energia, tipo gli alimenti, insomma per intenderci. Per quanto riguarda l'inflazione core, il consensus parla di uno 0,4% sul mese e 5,5% sull'anno, ma insomma si sa anche che uno scostamento sensibile rispetto a quelle che sono le previsioni potrebbe far riemergere i timori sull'atteggiamento della Federal Reserve, che per ora pare, anzi usiamo il condizionale che è sempre di buon uso, parrebbe orientata a mantenere l'attuale livello dei tassi di interesse. Intanto altri dati macroeconomici con i quali iniziamo la giornata: è stato confermato il dato preliminare dell'inflazione in Germania, con i prezzi in rallentamento ad aprile rispetto a marzo al 7,2%, il tasso al 7,6%, quello armonizzato. E purtroppo non c'è neanche una bella notizia per quanto riguarda la produzione industriale, per quanto riguarda il nostro paese, dati Istat, perché c'è un altro calo. A marzo abbiamo un meno 0,6, è la terza flessione consecutiva peraltro della produzione industriale. A marzo la produzione cala del 3,2%, quasi tutti i principali settori di attività decrescono, sia su base mensile sia in termini annui, con l'eccezione dei beni strumentali. È ampia la caduta dell'energia rispetto all'anno precedente, si legge nella nota dell'Istat, che registra un meno 11,2%. Tra i settori di attività economica in crescita invece spicca la fabbricazione di mezzi di trasporto, abbiamo un più 12,4% su anno. Allora, dicevamo, le borse sono caute, poi cominciamo a parlare con i nostri ospiti. Beh, abbiamo in realtà cautela, sì, negative insomma le borse europee, a partire dal FTSE MIB, che in questo momento in tempo reale guardo i grafici, meno 0,29%, l'indice principale italiano, il DAX di Francoforte cede lo 0,26%, il CAC di Parigi lo 0,29%, l'IBEX di Madrid lo 0,13% e la borsa di Londra, il FTSE 100, lo 0,23%. E insomma, anche peraltro, giusto per chiudere il cerchio, la borsa di Tokyo ha chiuso il ribasso, anche Hong Kong è in calo proprio in attesa dell'inflazione statunitense di aprile. Vediamo quali sono le attese in modo ancora più operativo. Lo facciamo oggi con Andrea Cartisano, Giotto Cellino Sim, trader, formatore. Buongiorno Cartisano, grazie per essere con noi. Buongiorno dottoressa Donghi, un saluto a lei e a tutti i suoi radioascoltatori. Buongiorno. Allora, abbiamo dunque dati macroeconomici non propriamente positivi per quanto riguarda l'Europa, la Germania e l'Italia.
Aspettiamo quello ovviamente americano del pomeriggio. Non ho ancora volutamente parlato del lato banche per quanto riguarda Piazza Affari, per esempio con Biperbanca che si è messa in luce grazie ai conti del periodo gennaio-marzo, ma ci arriviamo tra poco, insomma, con i bilanci. Cosa allora, i mercati negativi perché aspettano l'inflazione americana o c'è altro? Più che negativi, anche se la variazione ha il segno meno davanti per la giornata odierna, sino a questo momento sono in attesa. Questo lo dimostra soprattutto la pochezza di volumi. Limitandoci al mercato azionario italiano, in questo momento, e siamo comunque già alle 11:12, sono stati scambiati solo 4.762 contratti FIB, che è il derivato che replica l'andamento del FTSE MIB Index, per cui potremmo parlare di attesa. Come ha ricordato lei, l'inflazione in Germania è stata secondo le previsioni, quindi non ci sono state grosse sorprese e tutta l'attenzione ovviamente è concentrata sull'inflazione USA che uscirà alle 14:30 ora italiana. Quindi il mercato è proiettato su questo dato macro che è un po' il market mover della giornata odierna, ma non solo, perché ovviamente sono i dati sull'inflazione che le banche centrali, sia BCE che Federal Reserve, hanno detto di guardare apertamente per decidere poi se continuare ad aumentare, certo, i tassi di interesse o meno. La Fed ha già dichiarato che si prenderà una pausa, quindi alla prossima riunione non aumenterà. La BCE invece aumenterà, credo non oltre 25 punti base, però diciamo che la visione cosiddetta hawkish con una ulteriore restrizione monetaria è assolutamente in piedi. Questo ha favorito i bilanci bancari, come diceva giustamente lei, però oggi stiamo assistendo a una correzione delle banche quotate, perché comunque vengono quasi tutte da rally importantissimi e l'unica, diciamo, che ha sovraperformato il settore in assoluto odierno è proprio Biper, che continua a essere, diciamo, comprata sui massimi di periodo. Siamo in piena stagione delle trimestrali, ne escono a decine ogni giorno, si fa fatica a leggerle perché ieri per esempio c'è stata una discesa molto importante di FinecoBank, anche se Fineco non è certamente una banca paragonabile a UniCredit, Intesa, Banco BPM o Biper, ma non perché non sia una buona banca ovviamente, ma perché è una banca che fa tanto del proprio utile dal risparmio gestito e dalla negoziazione, per cui non è una banca commerciale dura e pura, come si potrebbe dire. Ieri Fineco, presentando il miglior trimestre della sua storia, così si è aperto il comunicato stampa della banca, ha perso il 5,72%. Sì. Oggi, per cambiare un attimo settore, sono usciti ieri a borsa chiusa i dati di Avio e oggi Avio invece sta facendo quasi più 3% a fronte di dati oggettivamente abbastanza deludenti, per cui siamo in una situazione molto complessa di mercato, esatto, perché diciamo che nemmeno i money manager sanno benissimo che cosa li aspetta, per cui secondo me questo calo dei volumi è ovviamente perché, non avendo certezze, anche se in borsa non se ne hanno mai, ma in questo caso meno del solito sull'andamento delle prossime sedute, delle prossime settimane, si sta veramente alla finestra in attesa che il mercato ci dia dei segnali convincenti in un senso o nell'altro. Cosa significa? Andare a fare i nuovi massimi oppure la lateralità che
adesso vede più o meno tutti gli indici europei e americani da fine marzo, potrebbe anche venire meno. A quel punto ci sarebbe probabilmente un sell off sui mercati. Assolutamente, poi ci si mettono anche un po' i dati macroeconomici, adesso magari facciamo un commento. Le volevo chiedere solo una cosa rispetto alla Fed. Lei giustamente ha detto, perché così ha detto Jerome Powell la settimana scorsa, la Fed si prenderà probabilmente una pausa nel rialzo dei tassi di interesse. Chiaramente oggi anche tutti i principali quotidiani economici mettono in evidenza come, se ci fosse ovviamente un aumento inaspettato dell'inflazione, potrebbe invece portare la Fed a interrompere la pausa della stretta, quindi invece a continuare. Ma insomma, l'inflazione è data stabile al 5%, lei si aspetta che potrebbe esserci, ovviamente stiamo immaginando, cartisano, non possiamo ovviamente saperlo, ma insomma potrebbe esserci un rialzo, un po' come è stato, non so, per l'Italia, insomma abbiamo avuto l'inflazione che è aumentata al posto di calare, no? La settimana scorsa, è per questo che poi la BCE, così come in Europa, ha insomma fatto intendere che invece la politica monetaria continuerà a rimanere un po' più aggressiva. Ma il mio timore è che dobbiamo purtroppo vivere giorno per giorno, che se oggi il dato sull'inflazione negli Stati Uniti fosse molto più brutto delle previsioni, il mercato potrebbe soffrirne ed accelerare al ribasso, perché ovviamente suppone quello che ha appena detto lei, che siccome Powell ha detto sì che per la prossima riunione della Fed ci sarebbe stata una pausa, ma che sarebbero stati guardati sempre con attenzione i dati sull'inflazione, perché quello che temono i mercati è che ritornare al 2%, che è l'obiettivo, sì, che sì, però è un numero, perché magari potrebbe essere anche il 3% già abbastanza buono come risultato, certo, spaventa certo ovviamente gli investitori, perché abbiamo visto che cosa ha portato a aumentare così velocemente i tassi di interesse, i fallimenti a catena, le cosiddette banche regionali. Però io sono contento che non è ancora arrivato il panico sui mercati, però non dimentichiamo che First Republic Bank, che è stata salvata, tra virgolette, è fallita, ma è stata comunque i suoi asset rilevati da JP Morgan, comunque era la 14ª banca americana. Diciamo che anche parlare di banche regionali sembra quasi ridurre a un credito cooperativo di provincia in Italia, che poi il credito cooperativo nel suo insieme con l'Istituto Centrale dei Crediti Cooperativi è anche in realtà tra i primi 10 gruppi italiani. Però in realtà la situazione è abbastanza critica anche sul settore bancario, perché quello che ha portato questa situazione così difficile negli Stati Uniti, in Europa non si è ancora visto, ma la situazione riguardo al portafoglio titoli di Stato delle banche italiane ed europee è la stessa situazione che ha portato i fallimenti delle banche regionali americane. Okay. Perché non è ancora successo nulla in Europa? Perché fortunatamente non c'è stata la corsa allo sportello. La corsa allo sportello obbligherebbe le banche a dismettere parte del portafoglio investito in titoli di Stato, causando una perdita ovviamente importante, perché c'è in questo momento un deprezzamento del 10% medio. Se pensiamo che il portafoglio titoli in banche e assicurazioni italiane di titoli di Stato è superiore ai 600 miliardi, capisce bene che sarebbe purtroppo uno tsunami. Per il momento questo non sta succedendo, perché bisogna riconoscere che Banca Centrale Europea ed EBA nell'ultimo decennio hanno lavorato attentamente per dare un regolamento più severo rispetto a quello che c'è attualmente negli Stati Uniti. Certo, Cartisano, un'ultima battuta prima di salutarla, proprio sui due dati macroeconomici che ho evidenziato poco fa. Uno riguarda proprio l'industria italiana, terza flessione consecutiva della produzione industriale, e poi abbiamo anche dalla Germania, insomma è stato confermato il dato preliminare con l'inflazione che rallenta al 7,2%. Insomma, due dati diversi, non so, commentiamo magari quello italiano, visto che abbiamo giusto una manciata di secondi. Beh, quello tedesco c'è poco da commentare, esatto, perché essendo nelle attese non ha spostato il mercato. Esatto, esatto. Quello italiano, io faccio solo una chiosa di 30 secondi, sì, ecco, noi che ci occupiamo di mercati finanziari siamo in questa fase particolarmente in difficoltà, perché questo dato fa un po' a pugni
con la previsione al rialzo del PIL. Perché comunque sì. Quello che diciamo lascia veramente un po' perplessi i gestori, ma anche gli investitori, è che abbiamo avuto un miglioramento a livello di stime per il PIL del 2023 piuttosto significativo e abbiamo invece una produzione industriale che era prevista più 0,3 per il mese di marzo, uscita meno 0,6 come ha ricordato lei, e quell'annuale prevista meno 1,7 adesso rivista al ribasso a meno 3,2. Per cui è questo la vera incertezza del mercato, non c'è linearità tra un dato macro e l'altro, esatto, tra una decisione della banca centrale che dice magari Powell non alzerò più, oggi esce un brutto dato sull'inflazione, la prossima riunione alza nuovamente, ed è questo che sta spaventando secondo me i mercati e li fa essere in attesa con volumi in calo. Esatto, è un'altalena continua di dati che insomma fanno pensare a volte a questo rallentamento economico di cui si parla da tanto, a volte invece di una piccola risalita insomma economica. Staremo a vedere, però sicuramente questo destabilizza. Grazie Andrea Cartisano, che eventualmente insomma se volete vi aspetta per altri approfondimenti. Giotto Cellino Sim, trader e formatore. Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.